professione, come l'avevate studiata, la partita è andata, no? Grazie per i complimenti. Sì, l'abbiamo preparata abbastanza bene, sapevamo che la Latina ha dei grandi giocatori come Maina, Borja, Arnaldo, insomma, Avelino. E sapevamo che era un passo importante per noi per continuare questa nostra camminata verso, insomma, verso magari l'ottavo posto, ma per uscire da questa situazione che ci siamo, dove ci incontriamo adesso, che è, insomma, specchio di un girone d'andata un po' così. E sì, abbiamo avuto il secondo tempo lì, i primi 7-8 minuti siamo stati messi in difficoltà da loro e siamo riusciti a passare quel momento critico, anche prendendo un gol, però alla fine siamo riusciti a difendere abbastanza bene, a uscirne fuori e a trovare il risultato positivo. La squadra vista oggi alla Latina è una squadra di alto livello, perché questa classifica? Perché al girone d'andata forse alcune cose non sono andate proprio come volevamo, insomma, una striscia di risultati negativi ha portato anche un ambiente un po' complicato, insomma, quando non riesci a uscirne fuori subito, poi magari entri in un tunnel dove diventa abbastanza complicato. E abbiamo riacquistato fiducia, queste ultime due partite, insomma, prima di Latina, ci hanno dato un'altra carica, un altro bel po' di fiducia, e questa è la nostra strada. Abbiamo cambiato anche un bel po' a dicembre, ma quello non è, insomma, non sono solo i giocatori che stavano prima, che sono stati cambiati, insomma, che hanno dato quella classifica. È stata proprio una striscia negativa dove non siamo riusciti a uscirne fuori. Diciamo che forse è stato il peggior modo, no, per ricominciare dopo Pescara. Ti chiedo quello che non è andato, soprattutto nel primo tempo. Diciamo, non siamo, come siamo entrati in campo, probabilmente ce l'avevamo pensata e comunque ci aspettavamo una partita completamente differente. Forse anche dopo la partita di Pescara un po' contratti, quindi abbiamo preso gol, quando prendi gol su una palla da fermo così, già in un momento forse dove mentalmente non sei fortissimo, un po' non ti aiuta, e da lì non abbiamo ripresa subito. Poi noi non abbiamo fatto gol, loro un'altra occasione da calcio da fermo, un altro gol. Purtroppo poi così la partita diventa difficile, riprende, ma soprattutto per l'inerzia e per quello che assume mentalmente, insomma, la partita. Non, perché poi anche oggi, se le andiamo a contare, abbiamo avuto innumerevoli occasioni da gol. Quindi penso Miarelli abbia fatto una buonissima partita, con tutto che questo non vuol dire che la Luparense non abbia meritato. Ho visto che hai provato per tutto l'arco della partita, ma soprattutto nel primo tempo, a cambiare continuamente il quintetto, quasi per cercare di trovare una mossa giusta. Sono stati più bravi loro? Sono stati più dei meriti della Latina? Io penso che non stiamo vivendo un momento, forse venivamo da un ottimo momento, forse ora non è il nostro, scusate se sono ripetitivo, non è la nostra migliore parte della stagione. Siamo andati poi in difficoltà e non siamo stati bravi a riprendere l'inerzia della partita contro una squadra che comunque ci ha messo tutto, quindi hanno difeso la porta in maniera importante in tutte le occasioni, al di là delle parate, quando non c'era il portiere c'erano due sulla linea di porta, quindi una squadra che sarebbe giocata alla morte. Noi forse in questo momento non siamo né brillantissimi e forse neanche lucidissimi, perché il Latina che abbiamo conosciuto, abbiamo visto, ha ben altro ritmo, convinzione probabilmente. Ecco, forse in questo momento le cose girano per il verso storto e non stiamo trovando il modo di farle ribaltare a nostro favore. L'ultima per te, forse chi meglio di te può dircelo, la nota lieta è comunque la crescita di Landucci, che oggi, a parte i gol, credo che ci potesse fare poco, però ha fatto dei bene. Quanto la società ci credesse sul ragazzo, insomma, è da andare a leggerlo in quella scelta che è stata fatta quando Patrizzi ha deciso di fare scelte diverse. La società non ci ha pensato un momento, ha deciso di puntare su Chinchi e su Landucci, che secondo la società rappresentano un patrimonio e soprattutto hanno tutte le caratteristiche per dare sicurezza e garantire sicuramente un ottimo rendimento in un campionato di Serie A. Quindi
sicuramente il ragazzo ha dei valori, sta facendo anche bene, ha la fiducia di tutta la squadra, è un ragazzo umile che lavora, quindi non. Sì, sicuramente. Certo non lo stiamo aiutando in questo momento. Perlucio, abbiamo visto affranto alla fine, così come tutti gli altri. Come si supera un momento così che ci può stare? Penso che l'unico modo per superare questo momento è abbracciarci tutti insieme, ripartire da squadra come lo abbiamo fatto sempre nei momenti di difficoltà. Penso, come ben ha detto Luca, questo non è il nostro momento, non ci girano le cose tanto bene, nemmeno la squadra aiuta a far girare le cose nel modo giusto, quindi dobbiamo lavorare tanto e cambiare l'atteggiamento e approcciare le partite nel modo giusto, perché in questa categoria se entri 2-3 minuti con l'approccio sbagliato lo ripaghi e ribaltare una partita è molto difficile. Quindi dobbiamo stare insieme, il gruppo deve farlo come lo abbiamo fatto durante tutta la storia di questa società, è un gruppo solido e dobbiamo lavorare, è l'unica cosa che possiamo fare. Poi la palla può entrare o no, però noi l'unica cosa che possiamo promettere alla gente è sacrificio e il lavoro. No, che poi tra l'altro stasera si è visto che a un certo punto sembrava quasi ci fosse frustrazione non riuscire proprio a trovare la giocata, perché loro si chiudevano benissimo, quando avete avuto l'occasione poi Nerelli ha fatto delle belle parate, sembravate quasi scoraggiati a un certo punto. Sì, proprio questo magari lo dobbiamo migliorare. Le altre squadre lavorano tanto e è difficile entrare nelle difese che ci aspettano dietro, quindi dobbiamo lavorare anche su questa cosa, che quando la palla non la riusciamo a mettere dentro la porta non scoraggiarci, perché le partite durano 40 minuti e non ci dobbiamo scoraggiare, dobbiamo avere fiducia nei nostri mezzi come lo abbiamo sempre fatto e come siamo arrivati fin qui, penso che abbiamo tempo per ribaltare questa situazione e per migliorare l'immagine che abbiamo lasciato in queste due.